Bene ragazzi, qui di oggi incominciamo un let's play che aspettavo da veramente tantissimo tempo di fare, da incominciare. Lucius ragazzi, Lucius, gioco in cui si dovrebbe cosa c'è scritto là sotto? Shiver Games, vabbè. È un gioco dove si dovrebbe interpretare un bambino con degli strani poteri. Questo è tutto ciò che so del gioco, quindi direi di incominciare subito ragazzi. Dido pene, perché come al solito è il fulcro del canale. Spero che si possa usare il joystick, ragazzi, in effetti, perché se non si può usare sono fottuto, perché non ho mouse, sto giocando su un portatile. Vediamo se nei controlli. Inverti mouse e basta, cioè. Adatta comandi, cosa vuol dire? Muovi a sinistra? No, ok, credo che si possa usare solo il mouse. Cioè il mouse, il computer. Ok, ragazzi, io ci provo. Va bene. Comunque, non so niente, quindi come al solito è un mio let's play nella norma, ovvero di un gioco di cui non so affatto nulla. Quindi direi di cominciare subito, nuova partita. Se non vedete che urlo, che parlo forte, perché qua la gente dorme, quindi devo trattenere la mia voce, anche se di solito urlo abbastanza. Nessuno sospetterà di un bravo bambino, cerca di mostrare una condotta esemplare. Ah, attenzione, devo anche fingermi, devo cercare di insinuarmi tra di loro affinché non mi riconoscano. La smetto, scusate. Dopo questo volevo fare Fia, fra l'altro, quindi cerchiamo di finire poi Lucius. No, scherzo, non voglio farlo di corsa, mi voglio godere un gioco che è da tanto che non facciamo una serie fissa. In effetti l'ultima serie fissa che ho cominciato è Nier Oni, che non è che sto, che è questo svilipundio, che è una parola che esiste sicuramente, di trama. Quindi il caricamento, ah ok, è in italiano, vero? Perché non vorrei, quindi ok, sì, 6 giugno 72, inferno di ghiaccio. Ok, è ambientato nel 72, nel 1600 e nel 1900, non ho letto, o meglio, ho letto ma non me lo ricordo. Sta laggando come il mondo, ragazzi. Canzoncine inquietanti. Comunque ragazzi, tranquilli per il lag, eh. Appena il video finisce metto a posto, tranquilli. Appena finisce questa cutscene di gioco, perché credo di non poter mettere pausa adesso, è per quello. Quindi appena finisce metto a posto. È un compleanno? Tanti auguri, Lucius. Ricorda di esprimere un desiderio. La morte di tutti. Molto bene. Sembra un po' strano quel bambino. Lucius, se vuoi davvero che il tuo desiderio sia veri, non lo raccontare a nessuno. E ora vai a giocare con i tuoi regali. I regali sono un mitragliatore, un'accetta e una ghigliottina. Lucius può stare in piedi un po' di più. Potresti assicurarti di farlo andare a letto intorno alle 10? Mi raccomando, però non oltre. Non oltre le 10, eh? Sì, signore. Poi i suoi poteri del cazzo smettono di funzionare. Dai, devo anche scorreggiare. Più tardi quella sera ci fu... Ah, è stato il gatto. Non è ovvio. C'è il gatto fraflato nella stanza. È terribile sta donna di aspetto, comunque. Comunque, davvero, ragazzi, per il lag, appena posso usare il controller... O comunque posso mettere in pausa, metto a posto, tranquilli. Wow, sto bambino mi sta inquietando parecchio. Cos'è sto suono che sento? C'è la fossettina qua. Che carino. Ma che puccioso bambino. Cosa sta facendo? Cosa sta accadendo? Chi è il diavolo quello lì? Mio Dio, quello è il diavolo. È terribile il diavolo. Tieni premuto per saltare la scena. Ah, allora forse si può. No, ho paura a fare esc, ragazzi. Ho paura a fare esc, davvero. Facciamo che ci guardiamo questo qui col lag. Oddio, ha chiuso una porta con la telecinesi. Dov'è il diavolo? 10, tutti a nanna. Ah, wow. Non posso usare il controller. Oh mio Dio, no, ti prego. Va bene, ci provo comunque. Premi la barra spaziatrice per iniziare la missione di apprendistato. Missione di apprendistato. Ragazzi, davvero, ci provo comunque a giocare. Non ho il mouse, quindi ci provo. Questa è l'abilità che hai selezionato. Ok. Questo è l'indicatore di rilevamento. Fatto c'è, ma dai, ma c'è il simbolo del diavolo sotto. Assurdo. Ma davvero, c'è un pentagramma al contrario. Assurdo. E questo indica il tuo potere. Ok. Questo gioco non è da prendere come esempio, eh. Ok, ragazzi, metto a posto i file a grafica. Aspettate, risoluzione, livello di dettaglio. Ok, aspettate un attimo.
Ok ragazzi, andiamo avanti. Ho abbassato il tutto al minimo. Sto addirittura giocando in 800x600 in finestra, ragazzi. È pesantissimo questo gioco. Quello è un easter egg di Pac-Man. Ci scommetto troppo. Comunque, per prendere il lucchetto dal tavolo, premi il tasto sinistro del mouse. Sono fottuto. Non ho un tasto sinistro io. O meglio, ce l'ho, ma non ho il tasto destro. Comunque l'ho preso. No, ho preso una tazza in verità. Niente. Ah no, ce l'ho il tasto destro forse. Ok, buono. O forse no, vediamo. Tasto sinistro. Per tirare fuori o costruire un oggetto, premi il tasto destro. Ok. Wow, ce l'ho il tasto destro. Per chiudere o aprire una porta, posiziona il cursore su di essa. Da qua si può o no? Devo andare da qua. Ok. E ora? E poi faccio così. Beh, Landy. Per chiudere la porta della cella frigorifica, punta verso di essa con il lucchetto e premi il tasto sinistro. Ok. No. L'ho fatto. Ok. Punta verso di essa con il lucchetto. Come faccio con il... Ah, forse col destro. Aha, ok. Wow, l'ho fatto per davvero. La cella frigorifera non è abbastanza fredda. Che bastardi. Questo gioco. Ok, ora devo trovare un modo per raffreddarla, vero? Si può correre? Sì. Non vedo un cazzo. Ah, aspetta, qua c'è qualcosa. Cos'è? No. Non credo proprio. Allora, ok, ora sta andando già molto più fluido. Ah, là. Cosa ho fatto? Ah, ok. Ora sì, sta andando molto più fluido. Peccato che non si veda un cazzo. Minchia. La prima vittima di Lucius, ragazzi. La povera cameriera puzzolente. Ok ragazzi, non prendete questo gioco come esempio perché sono tutte cose profondamente sbagliate. È ovvio, però ve lo voglio comunque dire. Aiuto! Fatemi uscire! Sto bastardo figlio di puttana, ragazzi. Aiuto! Davvero devo utilizzare sto figlio di puttana? Ma davvero devo usare sto figlio di bastarda? Cagna! Se ne va letto così, come se niente fosse. Vi ho evitato un rutto, eh. Madonna, fatto è bruttissimo, guardalo in faccia. Che è? Che è? Un corvo alla finestra che bussa. È qui tantissimo sto gioco. Dagli un po' d'acqua, magari ha sete. Non credo che voglia un po' d'acqua per quel corvo. Dai, quel sole è inquietantissimo, non può essere l'orologio di un bambino. Mio Dio, sta inquadratura. Un minuto di silenzio per la povera cameriera uccisa dal figlio del diavolo. Bastardo. Che poi perché l'ho fatto? Cioè, non ho alcun motivo. Credo quindi. Scopo del gioco cos'è? Fare i coglioni in giro per la villa, ammazzando chiunque mi capiti a tiro. Immagino di sì. Se metto insieme i pezzi, tutto ebbe inizio il 6 giugno del 66 con l'arrivo di una nuova vita. Silenzio. E lagga. Scusate, ragazzi, non posso farci niente. Ho abbassato tutto al minimo, tutto. Ricordo tutto. Ancora i miei primi passi in quel posto. Mary è andata. Alistair mi sa che era il più importante. Sembrava tipo il maggiordomo di Batman. Jovita! Una sinistra casa in cui intrighi sembravano rifugiarsi nei suoi angoli più oscuri. Tom. Bravo. Pensandoci Tom. A posteriori confesso che non vide mai alcun segnale. Ivor. Ma erano lì. Erano tutti lì. Ma chi è che parla segni il maggiordomo? Che avrei dovuto notare. Secondo me è il maggiordomo. Il centro di ognuno di essi era il bambino. Lo sto per dire io, era Lucius, appunto. Eccolo lì. Ah, quelli. God help us all, Dio ci aiuti tutti, c'era scritto lì accanto. Sto gioco, wow. Cioè, che cosa brutta che è. Lucius. Sbam. Bitch. Ragazzi, quest'intro però devo ammettere che è fatta bene. Questi violini in sottofondo sono una bella colonna sonora, ammetto. Cos'è sto bordello adesso? Cos'è stato il diavolo arrivato in camera mia, immagino? Perché c'è del fuoco intorno alla finestra? Oh mio Dio, cosa sta accadendo? Ok, c'è del fuoco fuori dalla finestra, direi di chiamare i pompieri. No, noi ci andiamo a guardare. Ah, ma c'è il diavolo lì. Eccoci qui, finalmente, faccia a faccia col diavolo.
Per te? Va tutto bene. Di me ti puoi fidare. No, io non mi fido. Sai chi sono, vero? No, non lo so chi sei. È molto tempo che ti aspetto, ragazzo mio. Ogni tua offerta ti rende sempre più grande e potente. Ah, io gli sto facendo... I tizi che ammazzo sono offerti al diavolo. Possiedi. Quando ne sarai capace, allora diventerai onnipotente. Non credi? Non voglio diventare onnipotente. No, grazie. Il tuo compleanno, ragazzo. Ah, mi hai fatto un regalo. Sul tavolo. Grazie, che bel regalo. Che cos'è? Nuovo oggetto di... Perché c'è un orsacchiotto dolce? Pensare un oggetto di... Peppino in tasca sinistra. L'ho fatto. Ah, questo. Prendi il diario. Ti aiuterà. Prendi il diario. Allora, minchia, non ce l'ho con cazzo, ragazzi, perché sto giocando in finestra, scusate. Premi il nome del quaderno per selezionarlo. Lucifer. Oddio, è davvero lui, si chiama Lucifer. No, non lo dimentico. Oh mio Dio, ma è inquietantissimo. Ma che è sta roba? Ah, sono tutti i dialoghi finora. Ok, Mary comunque, Mary. Premi sul nome del quaderno. Eccellente. Mary è morta congelata. Ho capito, tasto destro. Davvero? Anche questo è il diario del mio. È per te. Il male si nasconde nei posti più impensati. Non la voglio prendere allora. I tuoi nuovi giochi. Non so, non c'è capito. Come funzionano? Non voglio, ma bastardo. Nuovo oggetto inventario. Che devo farci con la torcia? Prima lanterna e batteria. Ah, le batterie anche. Qua. Dov'è? Qua. Dai, sei timido. Prendi l'antenna e la batteria, fatto. Ah, apri il tuo inventario, secondo me. Adesso, pensi alle batterie, premi il tasto destro. Sulle batterie, quindi il tasto destro usa la rotella. Non ho una rotella. E io non ce l'ho, come faccio? Ah, faccio così. Genius. Per inserire le batterie nella lantenna, premi... Vabbè, l'ho già fatto, basta. Ora, ok, ascoltami, Lucius. Voglio che tu faccia una cosa senza farti scoprire. Cosa vuoi non da me? Non dovrai mai lasciare prove dei tuoi atti. Non lascerò prove dei miei atti. Tutto ciò che dirò sarà usato contro di me. Ti chiuderebbero in qualche manicomio. Devi recuperare quel lucchetto. E devi farlo senza farti vedere da nessuno. Ok. Ma perché è così buio sto gioco? E riempilo. Prima che i grandi si sveglino. Prima che i grandi si sveglino, da davvero il diavolo parla degli adulti riferendosi a loro come i grandi. Questo è un po' imbarazzante. Scusate, ma c'è la regia che controlla il mio operato. Se qualcuno ti coglie in flagrante, non ho letto il resto. Ah, era un sogno. Però scommetto che la torcia ce l'ho, vero? Un po' come SS6 Park Avenue, quella nuova serie TV che fatto è fallita già. Per aprire la mappa premi M. Dove sono io? Questo? Sono questo io? Ah sì, c'ho anche lo smile. Quindi, devo andare di qua. Questo è il giardino, chiaramente. Questo è il VC, grazie. Corri, shift sinistro, ok. Boh, alla fine giocando in finestra è abbastanza fluido. Ragazzi, perché, mi dite, perché lo fai anche se lag? Ragazzi, lo faccio anche se lag perché... Boh, volevo farlo da tanto, quindi facciamolo. Comunque anche se lag. Tanto non lag in maniera così incredibile. Apriti. Perché non si apre? Non si apre? Ah, si è aperta, eh? Dove cazzo? Ah, i quadri di famiglia. Oh mio Dio, questo è quel quadro dell'illuminismo dove vivi se... No, dove sezionano un cadavere, forse. Boh, lo conosco quel quadro, cioè tipo in tutti i libri scolastici del mondo. No, ok, ho spento, accendila. Ti prego, accendila, grazie. Vai. Perché non apri, bastardo? Aprila, bastardo, mi fa le boss. Di qua? Sì, è di qua. Wow, cazzo di villa che ho. Guardate che roba. Qui c'è un giornale, si può? No. Ragazzi, che villa. Sì. Ah, in cantina proprio. Il posto più terribile della casa. Ah, è proprio un altro piano, ma è gigante. Guarda, è questo piano. Dove vivo? Sembra lì il... come si chiama? Versailles. Allora, io dove sono però? Non vedo lo smile. Ah, io sono in casino blu forse. Boh, forse devo andare di qua. No, è chiusa. Di qua neanche, allora di qua. Per forza.
Ok. E ora vediamo se è giusto. Sì, ah, io sono quello. Ok, scusate ragazzi, ma non si capisce qual è il mio indicatore, perché c'è del fuoco qua. Ragazzi, se non vedete niente, tranquilli, neanche io. Dunque, devo trovare una porta qua da qualche parte. Vediamo questo. Non lo posso leggere. Questo cos'è? Che cazzo è? Ho preso una coppa. Vabbè, via, mollala. Allora, devo trovare una porta. Quanto siamo? Ok ragazzi, per questo, per la prima parte stop qua. Semmai ci vediamo perciò nella prossima. Lasciate un mi piace, un commento, mettete fast love. Bella ragazzi, ciao.